Presentazione dell'Axel Group Latina Calcio a 5, siamo in compagnia con Jefferson che milita naturalmente nel Latina Calcio. Insomma, questo è un evento sicuramente importante per la città, dimostra che, voglio dire, c'è molta passione, c'è molta voglia, insomma, di far bene non soltanto del calcio ma del calcio a 5. Io ti chiedo quali prospettive ci sono per quanto riguarda la vostra squadra. Avete fatto un pareggio nella prima giornata di campionato, lunedì ci sarà un'altra importante partita, e che tipo di obiettivo, insomma, avete quest'anno? Anzitutto dobbiamo arrivare prima alla salvezza, poi prima possibile arrivando alla salvezza poi si penserà a altre cose. Comunque abbiamo fatto una partita secondo me discreta e si può fare molto meglio, però la squadra è tutta nuova, quindi ci vuole sicuramente un po' di tempo, però io credo nel lavoro che stiamo facendo, quindi dobbiamo avere fiducia e sicuramente la squadra uscirà fuori. E sono veramente tranquillo. Dobbiamo solo aspettare, avere questo feeling giusto, e poi sicuramente la squadra andrà alla grande. Tu hai un rapporto speciale con questa città, l'hai portata insomma in Serie B, poi sei tornato, una scelta di cuore. Io ti chiedo che tipo di rapporto invece hai con il calcio a 5, sei uno sport che segui, sei uno sport che hai praticato, e se hai intenzione di venire a vedere le partite insomma dell'Axel Group? Ma io ho un'amicizia con il presidente, con i ragazzi che giocano qui da anni, quindi... l'ho fatto da piccolo, da 7-10 anni io l'ho fatto, poi ho preso la scelta di andare al campo che mi piaceva di più, però è uno sport che ho sempre seguito, quindi mi piace, mi fa piacere di partecipare, tifo per loro sempre che posso, perché purtroppo ultimamente non ho potuto vedere, però quest'anno qua si capterà l'occasione di poter vedere la partita, sicuramente sarò al palazzetto a tifare per loro. Indimenticato campione del passato, non ha bisogno certamente di presentazioni, siamo con Vincenzo D'Amico in questa giornata di presentazione dell'Axel Group Latina Calcio a 5. Allora Vincenzo, come mai sei stato invitato insomma per questa presentazione e che cosa ti aspetti per quanto riguarda la città di Latina dal punto di vista sportivo, soprattutto per quanto riguarda il calcio a 5? Allora, andiamo per ordine. Ho conosciuto il presidente La Starsa qualche tempo fa e credo che sono felicissimo di questo invito, tant'è vero che lui ci ha pensato e qualcun altro no, e quindi sono molto contento e lo ringrazio di questo. Sono un appassionato di calcio a 5, mi è sempre piaciuto, già l'ho fatto anch'io a fine carriera, ho giocato anch'io con, allora si chiamava calcetto, c'era stato il calcetto dei campioni, tutte le squadre, la Lazio calcio a 5 abbiamo vinto per 2 anni di seguito il titolo italiano. E quindi so che il presidente ha fatto un'ottima squadra, si punta a qualcosa di importante senza sapere cosa, senza dire cosa, e spero vivamente che questa parte del calcio pontino possa darci veramente tante soddisfazioni. Ce lo auguriamo anche per il Latina Calcio, sia chiaro, però credo che ci siano più possibilità qui di avere qualche puntare a qualche cosa, al successo, diciamo, e diciamolo. Verrai a vedere qualche partita casalinga dell'Axel Group? Assolutamente sì. Ok, ti aspettiamo al palazzetto allora. Ok, grazie. Siamo con Roberto Berardi, imprenditore che ha avuto una storia sicuramente molto molto difficile, terribile diciamo, ma fortunatamente a lieto fine, grazie anche e soprattutto all'interessamento di Gianluca La Starsa, una partecipazione questa che ha visto coinvolto La Starsa ma anche tutta la città di Latina, in generale un po' tutti, per questa esperienza che fortunatamente è andata a buon fine. Io le chiedo quali sono i suoi stati d'animo insomma adesso e che tipo di sensazioni insomma ha in questo momento. Buongiorno e vi ringrazio di questo intervento, mi permettete in fondo di ringraziare ancora una volta pubblicamente la città di Latina, tutti i nostri concittadini che mi hanno dato un sostegno enorme, c'è stata la contribuzione direi di tutti, e questo è stato insomma il risultato con il buon finale, ringraziando il Signore. Adesso in questo momento il sentimento è un sentimento ottimo, perché sto in un ambiente particolare, siamo qui in compagnia di tanti giovani, di sportivi
sportivi di livello, quindi insomma spero che sia anche di buon auspicio per una buona campagna sportiva per gli anni a venire e che questa città cresca attraverso le azioni, attraverso lo sport, e ecco, è la buona occasione per me per dirvi ancora grazie. Allora, splendida location, splendida presentazione, il Latina Luxed Group praticamente si prepara al secondo anno nella massima serie. Andrea Terenzi, tanti anni, si può definire un veterano nonostante la giovane età. Sì, ormai sono 11 anni che faccio prima squadra, e dal 2004 che sono con le giovanili, quindi è passato tanto tempo. Ecco, tanti campi calcati, Latina comunque è rimasta sempre nel cuore e mai è venuta la voglia di lasciare questa maglia? Guarda, sì, mai è venuta la voglia, c'è stata una piccola parentesi anche per crescere un po' come uomo vicino Pescara, ma è stata una piccola parentesi quando sono andato in prestito, ma sono tornato perché l'amore per questi colori è talmente tanto che non si può stare lontani, ecco. Allora, accanto a me c'è anche Maurizio Landucci, pochi anni che lui si è affacciato nel mondo del futsal, soprattutto nostrano, però è uno che conosce molto bene Andrea, un po' perché lo vedeva dagli spalti, ma poi ha voluto anche lui sposare questa causa, andando poi tra l'altro a ricoprire un ruolo molto importante. Sì, Andrea è il mio mister dell'Under 21, quindi con lui oltre a condividere diciamo la prima squadra, quindi l'Arce insieme, è anche il mio mister, quindi a volte è un amico, poi però devo tornare dal punto di vista del mister, quindi lo porto un po' così. Ecco, Landucci, adesso si fa veramente sul serio, anche se l'anno scorso il palcoscenico della Serie A sei riuscito ad assaporarlo, ma magari non calcarlo pienamente. Hai davanti comunque due portieri veramente importanti, possono essere delle saracinesche importanti per questa squadra, però tu sei pronto a subentrare? Sì, io ho davanti due grandi portieri che hanno fatto tanto in questo sport e io non posso che imparare da loro, rubare ogni singolo segreto, rubare con gli occhi e portarlo nel campo e casomai approfittarne di alcune possibilità. Non so se ci saranno, ma se ci saranno spero di farmi trovare pronto. Bene, quindi grazie a Maurizio Landucci. Un'ultima battuta con Andrea Terenzi, hai avuto anche modo negli anni passati di essere nel giro della nazionale Under 21, ti piacerebbe tornare ad indossare la maglia azzurra? Certo, considerando anche che l'anno scorso ho avuto una convocazione, mi sembra a dicembre, purtroppo mi sono per fatto un infortunio. Proprio un infortunio a un passo dall'esordio con la maggiore, ho dovuto rinunciare, spero che il CT Menichelli continui a tenermi in considerazione, io naturalmente lavorerò perché indossare la maglia dell'Under 21 è un conto, arrivare a quella della maggiore è qualcosa di più. Spero. Non è più un sogno nel cassetto? Diciamo, speriamo che diventi realtà.